sponsor UEFA Champions League. La Champions League il 6 settembre è una mezza bestemmia, ragazzi. Rituale solito. Che si è aperto con una sorpresa scioccante, la vittoria della Dinamo Zagabria 1-0 contro il Chelsea. Tanto il Chelsea ha perso, quindi sorprese e spettacolo. Questa si gode. Champions League. Squadra in campo tra pochissimo, prima Super Sport. Raga, veniamo dal derby e giustamente questa partita is more relaxing. Giustamente, vincendo il derby, nessuno può dirti più nulla. Atmosfera spettacolare. C'è uno striscione del Milan grosso così con scritto Roma. Avventura europea, sperando. Vabbè, dai, il Milan Club di Roma. Comunque, volevo ringraziarvi per le quasi 900 views della live reaction del derby. Chi vedrà questa e si è visto quella prima, poi nelle prossime partite io vado a migliorare, anche se al momento vi ringrazio con cuore. Ovviamente non farò mai i numeri che ho fatto per Lazio Milan l'anno scorso all'Olimpico, però non ci si lamenta. Che bello Infinity Plus, mamma mia, la qualità non si blocca, non lagga. Trevisani, regia, video, audio, tutto perfetto. Fanculo da Zon, quelle merde lì. Allora, vediamo se ne conosco uno. Forse conosco Pavlovic. Basta. Padre buono. Ah beh, Ulmer. O come diceva il telecronista Rai, Ulma. Col solito gol all'Inter di Giroud, con una prestazione un po' il solito gol all'Inter di Giroud, come lo sto prendendo per il culo. Muscoli su quella fascia, sulle corsie laterali il Milan questa sera può fare dai, male. Fischia. Una brutta notizia, perché è un talento fischia che dal mio punto di vista forse è in assoluto il migliore che c'è in questa squadra. Era il trequartista. Vamos. Ho già mezza occasione. Volte con due pareggi e una sconfitta negli undici, buona ancora. Sono partiti a mille sti qui, partiti a mille, partiti a mille, partiti a mille. Prova il destro a giro. Partiti a mille. Che tira derby. Tonali, c'è Teo. Hernandez che prova. Teo. Rigore, Teo Hernandez va giù. No, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente. Con il pallone l'anno scorso. No, ragazzi, qua prestano altissimo, ci sembrano noi. Leao. Mezzo a 35 mila. Evita il calcio d'angolo, va bene. Rigore, prova ad arrivare Giroud. Calabria, mamma mia. Non in questa situazione. Cioè, hai anche solo potuto che sto parla, zio. La trave. Pallone verticale per Giroud che manda Giroud, bocca. No, Oliviero. In mezzo a Leao, che infatti anche Leao la chiamava. Ha rubato palla al difensore, però per Carletto vede una traccia con l'esterno. Bello per Giroud. Che cazzo di stop hai fatto, zio? Oh, se ne è mai che ha fatto un intervento difensivo Milan, incredibile. Aiuto di Benasser. Un po' goffo, però. Vabbè. Teo. Non lo trovo. E la tua furia di fare le cose senza pensare. Non prendendo mai il pallone e ingenuamente. Adesso anche il fallo di Tuomori. Ragazzi, che partita noiosa che è. I ragazzi terribili, come diciamo, manca Sucic, Cecesco. Dentro. Leo per Teo che scivola. Hernandez sgambettato. Ah, sgambettato, ok, ha senso adesso. Prima di entrare in area di rigore, tutti quelli dentro. Allora lo ammonisci. Dentro l'area. Ok. Per Capaldo. No, per me era fuori area. Netto, netto fuori area. Grazie per averci tolto il replay, grazie. Sì, sì, è nettamente fuori area. Anzi, forse la punizione la sta facendo anche battere troppo vicina. Certo, al limite dell'area per tirare c'è Selemaker. Tonali e Isma sulla palla. Morbida. Ma me, bello, Benasser proprio sul portiere. Mandaci un destro a tirare lì. Bravo, poi Benasser, piccolo piccolo. Benasser, Tomori, la c'ha battatissima. Per De Ketelaar, che De Ketelaar è buona. Verso Giroud. 34 lì. Minchia, difendono malissimo sti qui però, eh. Cioè, sembra che non vogliamo far gol apposta. Ragazzi, in Serie A non lo prendono, però in Champions lo prendono. Ragazzi, se non molto cominciamo un po' attaccare seriamente, qua prendiamo gol. Rigore allontana ancora Mekers. Il piede di Tonali. Tonali, ma no, a segnare in centro.
Palla dentro con Bennacer che arriva ma la lascia lì. Fernando con la punta per Okafor a sfidare Kalulu che... No, gol! Gol! Mamma mia Kalulu! Porta il Salisburgo in vantaggio! Porca puttana Kalulu! Porca puttana Kalulu! È riuscito a fare quello che fa sempre, cioè i miracoli! E il Salisburgo dopo 28 minuti in primo controllo, prima di saltare che... Beh, almeno hanno fatto un gol, mi stavo addormentando! Eh sì! È buono! È regolarissimo! Mamma mia Kalulu, come ti sei fatto saltare! Non me lo aspettavo da te! Non riesce a reggere l'urto! Non me lo aspettavo da te! Ed è un attaccante. Ha fatto un gran gol, eh? Ha fatto un gran gol. Questi qua difendono come la Madonna. Adesso Tomori, la partita si fa nervosa. Ma Leao, Leao, Leao! E Leao prova la giocata. Leao, no, ragazzi, c'è cioè quel difensore numero 22, ragazzi, è insuperabile. È insuperabile. Cioè, è il fratello di Leao perché è uguale. Bisogna impegnarsi parecchio. È insuperabile. Sa per fare il pallonetto al portiere. Bravissimo. Rivedendo il gol anche lì, Bennacer che perde quella palla, ragazzi. 66% di possesso palla, ragazzi. Possesso palla Milan, ma e non ne stiamo venendo a capo, quel 34% potevo rimanere in palestra stasera. Ma ho rotto l'allenamento a metà per venire a vedere il Milan, ma vaffanculo. Se ne mette verso Leao. Oh ragazzi, incredibile come la difesa del Salisburgo arrivi su tutti i palloni. Molto. Cioè ragazzi, difensivamente non sono organizzatissimi, non difendono bene, ma arrivano su tutti i palloni. E alla fine è quello che conta. Giallo per Tomori su un fallo dubbio, vediamo. Dubbio un cazzo. L'ha rato completamente. Figura di Kalulu. E allora si riparte da De Ketelaere, molto bello. De Ketelaere, bello per Salemakers. Meritiamo il gol dopo questo colpo di tacco qui. Leao, che non è mai una Leao, Leao, Leao. Leao in area di rigore, Leao. Dentro per Carletto! No! Salamecoso! 1-1! Salamecoso, non ci crede neanche lui! Ha fatto gol in Champions League! Io piangerei 4 giorni dopo aver fatto una cosa del genere, forse lui. Che dovevano entrare un po' di più. Ah sì, si indovinate di chi? Fatto un di Rafa, giocata, ha messo una palla in mezzo a due. Salamecoso, proprio la corsia. Salamerda, 1-1. Stiamo attaccando e basta. Molto bravo, meritato. Si è rotto il fratello di Leao, il difensore. A rincorrerlo. Io pensavo avesse fatto gol Carletto. Fate Carletto, no, era Salamerda. Ah, su lei esce proprio il fratello di Leao fuori. Entra Bernardo sulla palla di Bennacer. È il karma, è il karma. Il passaggio potete farlo prima dell'intervallo, ma Calabria non è della stessa opinione. Fa un fallaccio di merda e si prende anche un giallo. Grande! È una giocata di la professionalità del nostro capitano. L'ultimo gol segnato da Salemakers, ragazzi, era Milan-Genoa ad aprile. Era la partita prima di Lazio-Milan, mi ricordo. E segnò il gol del 2-0. 1-0 ovviamente lo fece Leao. E di lì in poi solo insulti per lui. Fine primo tempo. Salisburgo finisce 1-1. Poteva andare meglio, però almeno non siamo sotto. Raga, ha ricominciato, non me ne sono mica accorto. Perché in realtà appena è finito sono andato di là a vedere PSG Juventus gli ultimi due minuti del primo tempo e mi sono regolato con PSG Juventus. Mica mi sono regolato con Salisburgo Milan. Sono andato di qua per prendere una cosa e li ho visti battere il calcio d'inizio. Aspetta, 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 aspetta. Vabbè, ho perso 50 secondi, quindi buona. Manca pure lui. Ah no, neanche il ah, che calcio sul ginocchio a Hernandez. Tira palla per Leao dentro. Leao Giroud. Qui sulla diagonale. Ora che ha fatto gol, ragazzi, Salemakers, per sei mesi aspettatevi il nulla, ancora più nulla di quello che era prima del gol da parte sua. Bella sterzata. Sto Okafor è incredibile. Kalulu l'ha perso ancora. Kalulu l'ha perso ancora. Che gol che ha sbagliato. Splendida azione del Salisburgo. Bellissimo. Tenta il dribbling. Giroud prosegue dritto. Allora, momento dei campi. Fuori Giroud, dentro Origi? Beh, ci può stare, diciamo, ci può stare. Se lo fa entrare così a prezzo, secondo me, nel ritmo partita ci entra. Secondo me entra anche Pobega. Infatti, ragazzi, avevo ragione. Pobega per bene a sé, ragazzi. Chiamatemi Nostradamus. Anche Dest? A caso? Al posto di Davide Calabria, ovviamente. Perché la triplo cambio al 56esimo ci sta. Forze fresche. Già mi sta annoiando sta partita, ragazzi, mi sta rompendo il cazzo. Folle inutile di Pobega. Fatela finire, va bene anche 1-1, guarda, ma basta. Tutto qua salta. Il broadcast. È bello perché PSG Juve va. Salisburgo Milan è saltata.
Fa così schifo sta partita che non vogliono farcela vedere. Poi venga altro errore da Fernando. Fernando Maignan, rangolatissima. Leo, Leao. No, Leao, porca puttana, Leao, ma parti, ma c'è il compagno. Sele Makers. Non crossare. Entra in area di rigore, se la la passa direttamente al difensore, giustamente. Quest'ora con l'Inter stavamo 3-1. Pobega, c'è Leao. E la dai? Di vincerla questa partita. Pobega calcia con il sinistro, la palla attraversa l'area di rigore. Leao, corsia libera, sul fondo, non gliela dai, se non ho parole. E poi tira una ciabattata che finisce fuori 3 metri. Cioè, se questo deve essere il sostituto di che sì, no. È stato, ecco cosa mi è rimasto da fare al 67esimo. Ci credono tanto in questo giocatore ex Saint-Étienne, e però per il momento sta giocando poco. Beh, anche perché Cameri sta anche anzi, qui, anche finito il sapore di questa gomma, quindi buono. Lascia qua dentro che i suoi investimenti li sa. Buona gioia. Grande Serginho Dest. No, su Serginho però c'ha le palle. Avesse passato a 3 metri indietro ci sarebbe arrivato Leo prima del portiere. Senta Brahim Diaz per De Ketelaer. Cioè, se Brahim Diaz gioca bene e De Ketelaer gioca male, gioca comunque meglio De Ketelaer, è quello il punto. Brahim Diaz verso Leao, Leao, è la tua mattonella, Leao, 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 Leao. Oh, lo pigliano, incredibile. Non c'è riuscito Skriniar, ci riesce Dedic. Qui Sele Makers. Pobega, Sele Makers, l'alza per Giroud. E Giroud, si Origi. Poi con la punta è bravo ad andare da Teo. Teo calcia, Pobega calcerà sicuro, ovviamente in tribuna. Sele Makers. Per Pobega, beh sì, ciao. Origi tiene in campo, la regala al difensore. Serginho al cross. Origi va a fanculo. Leao per Sele Makers. Non è un tiro, non è niente. Palla sul fondo, rimessa per il... Ragazzi, non andiamo a giocare col Chelsea a Londra così, nonostante oggi abbia perso. Cioè, a Okafor la sua grande. Apriti cielo, eh. Pobega, Origi, Origi. E prova lì bucata. Buona, Brahim Diaz! Ci arriva prima il portiere. Molto bravo. No, Teo, no! Persa dal Milan. No! Cosa cazzo fai? Ha avuto ragione lui. L'apertura per l'attaccante del Salisburgo. Sesco. Adesso la rivediamo, però subito pronta a calciare. Vedi? Pallone, bella. Ah, Brahim Diaz, fallo, giallo anche per lui. Fallo inutile di Brahim Diaz. Mamma mia. 89-16. E io che dicevo, ma cerchiamo di fare gol prima della fine del primo tempo. Ci sono tanti impegni ravvicinati. Cioè, se va così, domenica la Sampdoria me la dovete demolire, se no mi incazzo. Pobega bella per Origi, c'è il portiere. Ma è giallo per Origi, inutile. Sì, anche questo. Lo stacco, gli mette le mani in faccia, ma che cazzo. Recupera palla dentro da Origi. Origi, Brahim Diaz, Leao. L'ultima possibilità. Leao, palo! Quattresimo ancora. Serginho, c'è calcio d'angolo, stava per vincerla il Milan. Palo irresistibile di Leao, che però stava, palo di Leao, finendo in porta. Va lungo Serginho, velocizzato dentro per Origi, allontana. Adamo tiene, protegge, fallo, finito, fallo. L'occasione è molto bravo Leao, quello era il suo tiro, ora, diciamo. Ci vediamo a Sampdoria Milan. Scusami.